Bentornati a Pole Position. Oggi con noi abbiamo il dottor Alberto Petruzzelli, amministratore unico della APE International Milano. Buonasera. Buonasera, grazie a voi dell'invito. APE Toys è uno dei maggiori produttori mondiali di giocattoli in materiali sostenibili. Ascolti, ci racconti lui la storia, la nascita della sua azienda? Sì. APE International è l'acronimo di Einstein Peter, che è il nostro presidente fondatore, è una multinazionale svizzero-tedesca. È nata dal sogno di Peter di poter mettere a disposizione di tanti bambini dei giocattoli educativi per sviluppare le capacità che i bambini hanno, ma che attraverso il gioco, il giocattolo educativo, sviluppano maggiormente. Ecco, cosa fate esattamente? Noi ci occupiamo, APE a livello di gruppo si occupa di produzione e commercializzazione in tutto il mondo, distribuiamo in più di 50 paesi. APE Italia, di cui io sono il responsabile, ci occupiamo della commercializzazione sul mercato italiano. E la sede dov'è? La sede è a Milano, in zona Sempione. E quale etica sostiene la sua azienda? Prima di tutto la sicurezza del giocattolo. Perché è un prodotto destinato ai bambini ed è davvero molto molto importante che il prodotto sia sicuro. È un prodotto di alta qualità ed è un prodotto che deve avere un valore di gioco importante per sviluppare le capacità del bambino. E se le chiedessi quali sono i punti di forza della vostra azienda? Direi qualità, innovazione. E c'è una riflessione importante anche sul sociale. E quindi ci proponiamo nel nostro piccolo di sviluppare maggiormente l'interazione tra genitori e bambini che oggi nella società odierna non è così diffuso. Ecco, ma si possono anche comprare online i vostri prodotti? Assolutamente sì. Abbiamo il canale online da due anni a questa parte, soprattutto in Italia. Si è sviluppato moltissimo e i nostri prodotti sono disponibili online sui maggiori operatori, così come anche da negozi indipendenti che hanno un negozio online. E avete anche dei progetti per il futuro? Assolutamente sì, tanti progetti importanti, tra i quali dare innanzitutto maggiore sostegno ai negozianti, ai nostri clienti, guidarli verso le sfide del futuro che sono sempre più difficili. Abbiamo anche dei progetti social importanti, come anche la realizzazione di altre scuole in Cina, in altri paesi del mondo e nel nostro piccolo anche in Italia. Vi state espandendo, insomma? Anche. Sì, è una società che è in forte crescita sin dal suo inizio e ogni anno cresciamo a doppia cifra. Esatto. Quali standard di sicurezza avete? Precisamente. Seguiamo gli standard chiaramente richiesti a livello internazionale, sia dalla comunità europea ma anche da altri paesi, perché comunque esportando in più di 50 paesi seguiamo le regolamentazioni, ma cerchiamo anche soprattutto di essere molto sicuri del prodotto, del giocattolo che offriamo, che sia molto sicuro nelle mani del bambino. Per cui i nostri standard sono anche superiori a quelli richiesti dalla comunità internazionale. Ecco, perché una persona dovrebbe scegliere i vostri prodotti? Perché sono di estrema qualità, sono belli e hanno comunque un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Ecco, per esempio, ci può descrivere anche la vostra azienda, i vostri lavoratori? Certo, è una domanda molto importante perché il capitale umano è la risorsa più importante. Certo. A livello di gruppo siamo oltre 2.000 persone, in Italia siamo 5 persone e ci appoggiamo ad una rete di venditori che formiamo continuamente assieme insomma alle nostre capacità interne sono anche sicuramente l'arma è il segreto del nostro successo. Lavoratori che amano il loro lavoro, insomma. Assolutamente sì. E diciamo con il giocattolo è anche più facile perché abbiamo qualcosa di molto bello, di molto stimolante. E poter sentire che, detto da altri genitori, che si tratta di un bellissimo prodotto e che i bambini
ci giocano in continuazione, è una grande soddisfazione. Grazie, dobbiamo chiudere. Ringraziamo l'APE International a Milano e soprattutto il dottor Alberto Pretruzzelli, amministratore Unico. Grazie. Grazie a voi, buonasera. E a presto con i prossimi ospiti.